Ogni anno il Consiglio Comunale celebra la giornata del 27 gennaio, la solennità del giorno della memoria, con un consiglio straordinario basato sul coinvolgimento degli studenti dei nostri istituti scolastici, perché è nostra comune consapevolezza che l'obiettivo di questo momento di riflessione, di approfondimento, di indagine in fondo anche su noi stessi, è la possibilità di far passare il testimone da memoria storica di generazione in generazione e fare in modo che attraverso questi passaggi questo patrimonio continui sempre più a consolidarsi come base da cui partire per rafforzare i valori di democrazia, di libertà, di rispetto reciproco. L'onorificenza, la memoria ad Antonio Castellino. Lido Landucci. L'onorificenza alla memoria ad Antonio Masella. Oggi entriamo veramente nel vivo di quello che è la giornata della memoria. La parola chiave del suo discorso è stata conoscenza. Assolutamente sì, dobbiamo conoscere per non solo capire quello che è successo, dobbiamo rivivere quello che è successo, dobbiamo capire che poteva toccare ognuno di noi, ma la conoscenza serve per impedire che nel futuro si ripeta. Noi viviamo per tutelare e difendere la nostra democrazia, alla base della quale c'è la libertà, ma nella libertà c'è anche la libertà di fare del male e questo lo dobbiamo impedire, dobbiamo far capire alle nuove generazioni che bisogna avere la libertà ma per fare del bene, perché siamo in un cammino sulla terra tutti insieme. Spezia, quanto è ancora impegnata nell'accogliere, nel dare un futuro a chi ha dei problemi? Beh, come tutte le città dei tempi moderni, è una città che ha delle contraddizioni ma anche una generosità unica, molto importante, incredibile. Questo avviene nel silenzio però quotidianamente, tantissime persone accolgono, fanno del bene.